Hanno cercato un artista di una certa età. Sono andato sulla compagnia teatrale dove lavoravo io, insieme a Franceschino Valido, se lo sentito nominare, bravissimo, è morto l'anno scorso. Mi hanno scelto e ha vinto il primo premio a livello internazionale a Manfredonia, come cortometraggio questo. Quindi fai teatro e pittura. Pittura, sono 10 anni e non pitturo più perché mi è passato all'estero. Dal teatro mi sono ritirata nell'86 perché capivo che era ora di ritirarmi. Però seguitavo sempre siccome frequento tanti centri sociali, centri culturali, dove andavo mi chiedevano dei brani, dei monologhi, poi mi mascheravo, già ho fatto la parodia di Lucia Pondella, e cioè cose del genere. Però ho finito anche quello perché con questo lockdown e qui questa, come si chiama, Covid-19, Qual era il primo quadro che avevi fatto? Di là, andiamo a vedere un attimo. ah, l'ho visto questi qua, su questi sono stati gli ultimi, quelli con le stellette, ma mo c'è tanto. Guarda, quelli come tomo cambiano. Lo fatti che mo stanno queste davanti, questa Questi roba. sono una specie di galassie, Sì, universi. sì. Bellissime, Questi sono sono proprio belli. acquerelli. Quelli sono acquarelli. Questi invece sono tempere. Queste qua sono tempere. Sembra olio, invece sono tempere. Bellissimo, Questo bellissimo. invece è acrilico. Quello là è tempera. Quello Quello sembra un borgo. è odrigolo. Ah, Ruggeri Utriculum. romani, Bellissimo questo qua. Rodrigo. Questo è proprio, diciamo, l'infanzia. Questo è Ferentillo. Ah. Infatti Quello là è. pensavo che era Ferentino. Oddio, non mi ricordo. Borgaria. Verso No, per andare sulla somma. Spoleto. Sì, ma prima della somma, sulla destra, questo paese. Vabbè, sopra c'è la parte vecchia. Questo qua è il ritratto della mia zia, questo qua sotto qui. Questo qua. Sì. Quelli sono fatti io con le matite davvero, per esercizio. E questi qua che se Quello ne vuoi vedere? è papà, mamma, ecco, questo è il C'è mondo, stato il mondo? eccolo qui, e il mondo è, eccolo anche qui, vedi? Eccolo qui. Ok, questo qua sotto è uno Quello strato. l'ho fatto io, sempre io. Bello. Qual è il primo invece? Prima è questo qua. Questo è il primo quadro che ho fatto. A tempera, su carta nera. Negli anni 70, il primo era solo. Ma io, sai, ho dipinto un po' di anni, poi ho lasciato. Poi ho ripreso, poi ho lasciato, basta, ho esaurito il mio bel periodo, indietro io non ci ritorno mai. Senti, ma volevamo fare una cosa, che siccome questo è un posto veramente bello, la vogliamo fare qua l'intervista con Però chi? Chiamiamo Alfredo? No. Marfredo, quello che ho fatto con Sergio E allora, a Angara sedia Sedia, l'abbiamo presa, ok, andiamo giù, andiamo. quell'altra parte la facciamo giù. Ok, Sì. questi. Intanto queste sono bellissime riprese che ci Belli metterò. sti micetti, Sì. eh. Io adoro i gatti, solo che non li tengo perché quando i niente. Quindi non so se ho varie scusa, una per una gara di disegno, resto tutte per concorsi poesia, poesia dialettale, anche questi sotto. In dialetto otricolano o ternano? Internano. Ah, vedo un libro, vedi caro. No. Dopo però là. Scusa, ma qui. Che poesia, eccola.
me l'ha pubblicato sul vampiro di Terni. Ah, beh, questo è una cosa proprio veramente, diciamo, tipica. Beh, io ho fatto La sagra del Pampepato. tutto un amico mio Anche a che colle vecchie la facevano, anche mi ha nonna mia la trovato faceva. delle poesie Questo è naturalmente. tu, è tua, Sì, è un tuo disegno. quello che sta Quello là. che sta di là. E questo diceva tutte le A poesie proposito, dialettali, dialettali. cioè, poi dopo anche quello Quella del smise. Pampepato come fa? La può leggere? Sì, certo. Adesso leggerò una poesia che ho scritto io sul pampepato d'Eterni. Per fare un pampepato saporito, si ammischiano le mandorle, le nocchie, insieme con le noci e con l'uetta, i canditi, l'omele, i pinoli, de pepe ce ne vuole una presetta, la cioccolata deve essere fondente, un po' di mosto cotto, la farina e che altra cosa che non mi viene in mente. Impasta tutto, cuoci nel forno, e ven un mondarozzo di bontà, ma devi avere una buona dentatura perché per masticarlo hai da scrocchiare. Questo però è un dolce traditore che va bene per chi ha denti sani, ma se per caso porti la dentiera o pochi denti tutti un po' sbarzani, ti tocca tribulare mattina e sera e se lo pampepato vuoi mangiarlo, l'unico modo è quello da sugarlo. Allora qui siamo in compagnia di, come no, Buonasera, buongiorno, non so che sia. Mi chiamo Maristella Marinelli, sono nata a Tricoli il 9 agosto 1933, come me. Ho 88 anni. E attualmente, scusatemi, tolgo gli occhiali, sono pensionata dall'88, ho lavorato alle poste e dall'88 mi sono dedicata un po' ai miei passatempi preferiti, ho fatto teatro, ho pitturato, ho scritto poesie, insomma mi sono divertita. Poi ho frequentato tante persone, tante associazioni. Finché non è arrivato sto maledetto Covid che ha troncato giù tutto, tutti i rapporti umani, e allora mi sono dovuto isolare a casa, se no fino a dicembre del 2019 io avevo un'intensa vita sociale. Artistica. E diciamo anche artistica, però già avevo capito che dalla compagnia teatrale dovevo togliermi. Perché non posso più garantire, data l'età, sai, dopo si trasferisce qua e là a fare le commedie, io non potevo più assicurare la presenza, perché ho giù un malore, un male, un altro malessere. Però mi rimanevano sempre piccole siparietti presso le varie associazioni, facevo dei monologhi, come si possono, parodie. Ho parodiato Lucia Mondella da vecchia che ritorna dal purgatorio, insomma ho fatto delle cose, ho fatto Dante Alighieri, il quinto canto dell'inferno, la parodia del quinto canto, insomma sono andata da fare, ecco. Questa, diciamo, è una passione che viene da quando eri piccola, che insomma. Dunque io piccola ero molto timida. Poi fino alle elementari molto timida. Poi ho cominciato ad andare fuori di casa perché Qui a Rigoli, quindi no, io praticamente. abitavo a Gualdo, io sono nato a Tricoli, però a Tricoli nel 1933 sono venuta via che avevo 2 anni e mezzo. E papà e mamma vivevano, papà ha vinto il concorso come titolare di un ufficio postale, di un'agenzia postale. Ci siamo trasferiti a Gualdo, che sono 4-5 km. Da Rigoli, e Sì, prima c'era una falegnameria, sì, no? prima c'era la falegnameria. Cioè, dei storici pure socialisti, giusto? Sì. Sia mio nonno, papà, il fratello, che è Cristiano Smeraldo. Poi anche la famiglia di mamma erano socialisti. Socialisti antifascisti, insomma.
sì, antifascisti. Sì. Però mai estremisti, non ci è mai piaciuto, perché l'estremismo porta sempre alla violenza, non mi piace. Tuttora... Anche se comunque per raccontare dei fatti, come dicevamo prima, che invece come estremismo sono stati fascisti che hanno fatto... Sì, sì, d'accordo. Però devi sapere, anche nel marcio, anche nel cattivo, trovi sempre qualche persona, qualche brava persona buona. Io, per esempio... Magari sì. Sì. Diciamo, noi stavamo a Gualdo, posso raccontarlo, non so. A Gualdo, dopo l'8 settembre, i tedeschi hanno invaso l'Italia, no? Si sono sentiti traditi. E, ma ho torto, ha ragione, comunque... il governo italiano non è che si sia comportato molto bene, e loro si sono appropriati di una delle più belle ville del paese, di certi proprietari molto danarosi, la famiglia Pulcini, e questa villa con gran parco, poi dopo di un'altra villa pure si sono appropriati, hanno occupato dei magazzini, e lì c'era il comando generale della Wehrmacht. Non erano nazisti proprio, non erano... Wehrmacht e tedeschi, nazisti. Cioè, tedeschi, ma non quelli con la svastica, tanto per capirci. No, magari non l'SS. Ecco, non le, ecco, sì, 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 non l'SS. Però devo dire, guarda, gli paesi erano molto seri con la popolazione, soltanto che non dovevi fargli niente, perché sennò erano dolori. Tanto è vero che una volta loro c'era sulla piazza, la riempivano la sera di tutti i camion, perché c'erano dei magazzini lì che rifornivano, non so se l'Italia centrale, copertoni di automobili, di camion, divise. Pensa, c'erano dei mucchi di bottoni, quelli delle divise, tanta roba, sì, credo che il giorno andassero in giro per portare rifornimenti a varie locali, cose di sezioni distaccate. E una volta un gruppo di due ragazzini di 12-13 anni, la notte rubarono una cassetta di ferri, perché ogni camion aveva fuori la cassetta dei ferri per riparare il camion, no? Una cassetta degli attrezzi. La rubarono questa cassetta. La mattina i tedeschi l'hanno presa come un atto di sabotaggio, non hanno pensato che fossero stati dei bambini. E ci hanno radunato coi fucili per tutte le case. Ci hanno mandato sulla piazzetta, poi c'era il comandante che parlava in tedesco e poi c'era il traduttore, che ancora me lo ricordo. No, era sempre tedesco, credo, si chiamava Lorenzo, ma brava persona, e ti dirò anche il perché, poi in seguito. E traduceva. Allora ci disse che se entro le ore 18 della sera non veniva riconsegnata la cassetta, venivano fucilate, non so, non mi ricordo, su due o tre persone. Brava persona, tra virgolette. Beh, sì, ecco, certo, perché avevano avuto questo attentato, secondo loro. Poi è successo che il giorno, così, scandagliando, uno ha avuto l'intuizione, questi ragazzetti avevano rubato la cassetta per prendere gli attrezzi. E sai dove l'avevano nascosta? E lì ogni casa aveva il mucchio delle fascine fuori per accendere il fuoco. Anche noi, a casa nostra, c'avevamo fuori il mucchio delle fascine. L'avevano nascosta sotto al mucchio delle fascine nostre, che già la famiglia nostra era tenuta d'occhio. Perché eravate storici anni. Allora, già mio fratello era partigiano, già, insomma, eravamo tenuti d'occhio. E cominciarono a perquisire tutte le varie legnaie, perfino quelle del prete. Sulle fascine nostre si sono scordati, se no ci avevano messo a muro, perché per loro era un attentato. Poi invece più tardi questi ragazzini hanno confessato
sono andati da sto signore che era padrone della villa e è andato su, gli ha spiegato che si trattava di una ragazzinata, insomma, roba, e allora la cosa si è andata, si è chiusa così. Però devo dire anche un'altra cosa, per esempio, non erano tutti felici e contenti di questa guerra, neanche loro, perché noi la sera andavamo su una famiglia, si usciva da casa, si percorrevano 50-60 metri, in una famiglia di Agostini, si faceva di cognome, che aveva una radio e ci mettevamo a sentire Radio Londra, cioè quella che faceva boom 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 boom. Beh, fuori c'era parcheggiato un camion di tedeschi con le grate su, che ci mettevano quelle impunizioni, i soldati loro, già un giorno, due giorni, secondo che avevano trasgredito in qualcosa, li mettevano in punizione lì. E c'era un loro commilitone che poi montava la guardia. Quando era mezzanotte, il commilitone apriva la porta, faceva uscire il soldato, che era, poteva essere anche amici, e tutte e due venivano dentro questa casa e si mettevano a sentire Radio Londra. Sì, questi due erano austriaci però. Diciamo una cosa che poter... non hanno fatto bene la cosa, non si voleva fare, cioè, perché addirittura insomma era ma che se, se il comando loro lo scopriva, ma li fucilava, ecco. E loro non so se fossero fermati, se non erano spie poi. No. Austriaci? E qua sì, erano austriaci. E non erano contenti, si lamentavano. E quando Radio Londra disse che erano sbarcati a Anzio, furono, mi ricordo, felicissimi. No. Ah, quindi erano così perché... Ma anche tra loro c'erano quelli che si erano stancati. Erano austriaci, però. Sì, erano austriaci. Tanti, diciamo, questi erano due... Brigati, sì, sì, erano austriaci. Ma come, diciamo, si è formata la... Questo senti, lì è scritto su questo opuscolo, io sinceramente a 10 anni non potevo ricordarmi, so che mio fratello faceva la carriera militare, per cui era sotto il fascismo, diciamo, no? E siccome era diplomato... Il nome com'era? Edmondo, sì, Marinelli, stava ad Ostia. A Ostia, mi sembra, faceva il corso di sottotenente, per cui stava nell'esercito italiano. Quando è stato l'8 settembre, lui si ritrovava a casa nostra, era venuto in licenza. Regge esercito, diciamo. Sì, regge esercito. E non lo sai, allora non fu data nessuna direttiva da parte del governo, lasciati allo sbando. Allora chi è andato con i tedeschi, chi è tornato a casa, però tornando a casa venivano presi dai fascisti e costretti a entrare nell'esercito nazista, fascista. Perché mio fratello, stando a casa, ha pensato di nascondersi con altri ragazzi, due o tre lì del posto, e sono andati, mi sembra, verso la montagna di San Pancrazio, insomma, e da lì è cominciato questo, poi c'era, aveva conosciuto certo un personaggio autorevole, credo, Egisto Bartolucci, comandante del battaglione Manni, vice comandante della brigata. Gildo. Detto Gildo, sì. Credo che sia quello. Sì, che c'era una trattoria, credo. Non lo so, questo. Questo non lo so. Insomma, dopo a lui ha scendato alla montagna con varie peripezie. E a me sembra un'eternità questo periodo, ma in realtà si è svolto tutto dopo l'8 settembre e è finito il 13 di giugno. Ma mentre dell'infanzia mia ho pochi ricordi e frastagliati,
Per me questo periodo è lunghissimo, mi ricordo tanti dettagli, ecco. Mi ricordo per esempio per Natale, noi ragazzine andavamo sotto la villa dove abitavano, stavano questi tedeschi, che buttavano giù la roba, di sotto c'era come una ripetta, c'era un'amica, lo scopino che passava a raccogliere l'immondizia, allora si buttava sotto dalle finestre, eccetera. Ma stava a casa Edmondo? Edmondo non stava in montagna, stava già fuori. E nessuno lo sapeva? Insomma. Ma sì, lo sapevano, nel paese lo sapevano, ma l'hanno saputo anche i tedeschi, perché? Non lo spiego perché. Una notte, quando il 4 di febbraio morì, ci furono i funerali di mio nonno, che era padre di mamma. E lui era molto, mio fratello era molto affezionato al nonno, lo voleva tanto bene. Allora venne giù dalla montagna di San Pancrazio. Quanti anni c'aveva? Mio fratello? E senti, nel 44 lui era del 23, 21 anni. Ecco. Venne giù per assistere ai funerali del nonno a distanza. Mentre veniva giù da Calvi, un contadino, un certo Furapane, lo vide e andò a fare la spia ai fascisti di Otrivoli, perché c'era stata una rivalità tra mio fratello e il figlio di questo capoccione fascista. Insomma, mo ci sono degli antecedenti che lasciamo perdere. Se vuoi dirlo... Cioè... Beh, neanche me ricordo bene. Comunque mio fratello, andato, dopo l'8 settembre, andò a Trigoli e siccome era andato amico di questo Nino Papi, erano cresciuti insieme, poi c'erano due belle sorelle, che lui, una di queste era anche innamorata, si sono sfottuti, non lo so. Lui l'ha preso in giro perché poi c'era era il padre aveva preso di prepotenza il comando di Otricoli. Dopo l'armistizio. Sì, e lui era il figlio, e l'aveva vestito da fascista anche il figlio. E mio fratello, che erano come amici, erano amici in Francia, l'ha canzonato e il padre lo fece mettere carcerato, lo fermò. Tuo fratello fece mettere carcerato? Sì, mise molto carcerato lo dico. Poi c'era un certo Gigi di Memo, un certo Gigi, che era un pezzo grosso del fascista, ma era una bravissima persona, brava, guarda. E allora ha pregato, ma non è il caso, vi lasciano, perché beppe... Sì. Direi che non aveva capito bene il fascismo. Allora l'ha lasciato e poi insomma è andata alla macchia. E lì che è iniziato, diciamo, soprattutto da lì, sì. Dopo lui andò a San Pancrazio, poi dopo andò a Sant'Urbano, poi verso Compigni, non lo so, insomma, ne ha girate tante, perché ogni tanto venivano cacciati, perseguitati, eccetera. Ecco, quella sera che venne per i funerali, per assistere ai funerali del nonno, anche per consolare mamma, arrivò verso sera con un altro collega suo, un altro commilitone, diciamo, un altro partigiano. E mi ricordo che cenammo e mamma preparavano due letti sulla sala da pranzo sotto, le camere ce l'avevamo due sopra, e due lettini, questi si misero a dormire. Però questo vecchio aveva visto attraversare la campagna e dirigersi verso Gualdo, mio fratello. Questo della dove, insomma? Sì, è andato da Publio e l'ha riferito. Quando noi siamo andati a dormire verso mezzanotte, abbiamo cominciato a sentire boom, 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 le botte sulla porta di casa. Allora papà si affaccia e vede che c'erano fascisti e tedeschi sotto. Che fa papà, era testa calda? Non mi menti. Insomma, era pure subito, come dicevamo, addirittura nei primi anni 20, il falegnameria degli abusi. Sì, caro, sì, ma poi in guerra lui era stato colpito alla testa da una granata. Quale guerra? Quella, la prima guerra mondiale. Ci ha avuto l'elmetto schiacciato,
per cui ci ha avuto delle gravi conseguenze, gli è uscito il sangue dal naso, dalle orecchie, insomma, e poi dopo in seguito a questo stava sul buccio dei morti, quando andavano a portare... Quindi conosceva, diciamo, pure però guerra, dice, ma questo respira, la succedeva. Sì. E si era portato via una pistola, c'era cioè una beretta. Mi ricordo qui in casa c'era sta pistola dentro al cassetto, che mamma non la poteva vedere. Mio fratello che fa? Mio padre, via sta pistola! Ma mamma dice, ma tu sei matta, sei matto, lo fermo.